Sì, è un grande onore e un grande piacere essere qui stasera. È il secondo anno, come dicevi, che organizziamo questo evento. Con il gruppo Gabriele abbiamo iniziato a dialogare già da qualche anno. Loro sono partner dell'Ascoli da sempre, però negli ultimi anni con tutto il gruppo, soprattutto con Laura e Cesira ed Alessandro, abbiamo deciso di iniziare un diverso tipo di percorso che non fosse soltanto una sponsorizzazione fatta di immagine all'interno dello stadio, di visibilità, ma un nuovo percorso di stare vicino al settore giovanile, di stare vicino ai bambini, alle famiglie e di far crescere tutti loro, tutte le future leve dell'Ascoli Calcio. Quindi credo che l'operazione è riuscita ampiamente e speriamo che questo binomio continui ancora nei prossimi anni. E oggi stiamo facendo proprio questo, siete qui proprio per questo motivo. Non potevamo non fare qualcosa affinché ci fosse una sterzata e affinché questa situazione potesse prendere una piega diversa, specialmente in base a quello che hai detto per il percorso che è stato della primavera lo scorso anno, che comunque è stato un percorso bellissimo e ha permesso a questi ragazzi di mettersi in mostra. Quindi adesso, grazie all'aiuto del mister, di Cristian Ledesma, sicuramente risaliranno la china, ma più che altro torneranno a sorridere e a giocare al meglio come sanno fare. Ha detto con mister Ledesma. Ho detto con Quindi mister Quindi è una Ledesma. Novità questa. È bello vedere sempre bambini e penso sempre che il calcio sia integrazione pura, quindi vedere bambini e bambine così è sempre bellissimo. Per quel che riguarda la primavera, la reputo una grandissima opportunità. Sono riuscito a parlare appena poco fa con i ragazzi e ho detto quello che penso, che siamo qua perché vogliamo essere qua, non perché abbiamo bisogno. Quindi questo dimostra che dimostra quello che si vuole fare dentro, soprattutto un settore giovanile, mettere al centro la crescita dei ragazzi per far sì che tra un anno, due o tre, siano seduti lì come loro, come giocatori della prima squadra. Quindi l'intento è quello di farli crescere, di migliorare e sicuramente il calcio è anche il risultato, quindi cercare di farli sorridere anche attraverso i risultati. Ciao a tutti, primo. Ciao a tutti. Grazie, grazie. Sì, io penso che l'atteggiamento e il lavoro è più importante. E non solo il talento, però la testa. Se, una buona educazione che l'aiuto della mamma e del padre devono aiutare la famiglia. Però penso che il lavoro si deve lavorare troppo, sempre di più, perché il talento non basta. Da solo non basta. Innanzitutto è bello vedere tutti questi bimbi qui, per cui la passione c'è. Bisogna crederci sempre, perché nel calcio ci sono tanti alti e bassi, per cui la cosa importante è non mollare mai.